dalla Camera al Senato. È una trincea unica. Ora, in vista del referendum, pancia a terra e avanti tutta per il no. Ecco i senatori leghisti, ecco a voi sul palco di Pontida il capogruppo Gianmarco Centinaio. Ciao Pontida! Come sempre è un'emozione, l'ho detto l'anno scorso, chi è su questo palco è prima di tutto un militante e essere qui insieme a voi da militante nel Prato di Pontida vi assicuro che è la cosa più emozionante della mia vita. Vi ringrazio perché siete veramente, veramente tanti. Una cosa vogliamo dire subito e la diciamo a Matteo Salvini. Con questa gente vinceremo le elezioni, con questa gente andremo a battere i signori del Partito Democratico e i signori del 5 Stelle, non con quelli che c'erano a Milano due giorni fa, non con quelli che sono sempre seduti su una poltrona alla Camera e al Senato aspettando la pensione. Noi della Lega siamo quelli che sono dalla parte del giusto. E lo dimostro una cosa, l'ha detto prima l'amico Fedriga, alla Camera la Lega è risultata come il gruppo parlamentare più efficiente e anche al Senato per il secondo anno consecutivo, e ho la gioia e l'onore di condividerlo con voi, questi senatori sono risultati il gruppo parlamentare al Senato più efficiente. 12 senatori hanno lavorato e hanno prodotto di più di 100 senatori del Partito Democratico. Se bisogna mandare a casa qualcuno è Renzi e la sua gentaglia, non noi. Qui c'è gente, ci sono persone che insieme a voi quotidianamente si sono battute a favore del popolo, a favore di quelle dei commercianti, soprattutto di quei 19.000 esercizi commerciali che l'anno scorso hanno chiuso per colpa di Renzi, a favore dei pensionati, a favore dei diversamente abili che portano a casa 280 euro al mese, solo 280 euro al mese, mentre gli extracomunitari e gli amici di Renzi ne portano a casa più di 1.000. È una vergogna! Noi lottiamo insieme alle forze dell'ordine, insieme ai sindacati che stanno dalla nostra parte delle forze dell'ordine, perché non possiamo pensare che nel momento in cui si parla delle forze dell'ordine il capogruppo del PD in aula afferma così la polizia non può più fare quello che vuole. Ma vergognati! La polizia, le forze dell'ordine, la guardia di finanza, i carabinieri sono quelli che quotidianamente ci permettono di poter vivere tranquillamente, non gli Alibaba che Renzi ci sta portando in casa, non la gentaglia che stanno mandando fuori dalle prigioni. E quindi ancora una volta noi diciamo no a questo tipo di società, diciamo no alla buona scuola di Renzi, ci aveva promesso che avrebbe fatto più posti di lavoro, 130.000 posti di lavoro in più, un concorso di merda, come chi l'ha indetto? Noi siamo dalla parte delle famiglie vere, non della famiglia degli amici di Renzi, delle famiglie fatte da una mamma e da un papà. E se hanno la fortuna di avere figli, e se non ce l'hanno, sono uomo e donna che fanno una famiglia, non la possibilità di adottare al signor Vendola i bambini comprati chissà dove. I bambini devono arrivare da una mamma e da un papà. Noi siamo in fianco alle regioni, ai presidenti di regione, ai tre presidenti di regione che hanno l'orgoglio e la voglia di combattere per la propria gente, perché la parola autonomia è nel nostro sangue,
non è nel sangue del Partito Democratico. E di conseguenza noi andremo avanti insieme a loro, collaborando quotidianamente. Noi siamo dalla parte di chi ci ha eletto, perché nel 2013 voi ci avete eletto per andare a rappresentarvi e noi non abbiamo tradito. Noi siamo sempre dalla parte di chi dice no a questo governo, no al governo Letta. Noi non andiamo a fare inciuci, noi non andiamo a fare accordi, noi non andiamo a fare l'Italicum, noi non andiamo a fare il patto del Nazareno, noi non prestiamo Verdini a Renzi, Verdini, Renzi, Alfano, questa è la maggioranza che governa l'Italia, questo è lo schifo che governa il nostro paese. E noi siamo quelli che quando si è parlato di riforme costituzionali siamo stati i primi a dire riformiamola la Costituzione. Abbiamo messo a disposizione il massimo esperto in Costituzione, il senatore Calderoli, e vi chiedo un applauso. Ma la nostra disposizione ce l'hanno messa nel di dietro e di conseguenza diciamo di no. Diciamo di no e continueremo a dire di no con un referendum. E il referendum servirà a dare un futuro a tutti voi. Noi diciamo no, noi votiamo no, noi votiamo no per quello che c'è scritto in quella schifezza. Ma passatemi anche questa affermazione. Io dico no, perché quella sera, quando ci permetteranno di votare, perché ormai sembra che non si possa più votare, quando quella sera le televisioni diranno che avrà vinto il no, perché il no avrà vinto, io sarò davanti al televisore con il sorriso pensando a Renzi, alla Boschi, a Verdini, ad Alfano, a Lotti e a quella mummia di Giorgio Napolitano. A casa! Il cambiamento siamo noi! Il cambiamento è votare no! Non fare i servi della gleba di Renzi! Noi non siamo servi della gleba! E prima di finire io voglio portarvi e voglio regalarvi il motivo perché io quotidianamente lotto, oltre che per tutti voi, lotto per un bambino, mio figlio. L'anno scorso ve ne ho parlato e oggi condivido con voi la sua prima pontida. Bravo Giamma! Insieme a Filippo dico, viva la Lega Unita, Padania Libera!